Allora, quindi il concerto è andato una bomba. Di brutto. Una tutti bomba. I ragazzi del Magnolia stracontenti, sold out. Bene, bene. Perfetto. E quindi... bella serata, tutti divertiti, insomma, è stato grandissimo. Sold out completo ad ogni live. Per adesso sì, e c'è una gran risposta, un gran feedback, sono contentissimo. Perfetto. Senti una cosa, volevo chiederti una cosa, perché qua si parla. Perché 8 tracce dopo 4 anni e non di più? La versione vera ufficiale, vera la versione parruccata. Parruccata. La versione parruccata è perché oggi la soglia di attenzione della gente è più breve. Allora, vera che non c'avevo più un cazzo da dire. No, è un po' una questione di trovare argomentazioni che non suonino eccessivamente ripetitive, perché già questo è un po' un andare a riprendere cose vecchie e riproporle. Però insomma, boh. Quante canzoni hai buttato via? No, anzi. Ho lavorato. Si sa che tu scrivi, poi dopo prendi, butti via. Ma guarda, lo facevo prima, adesso sono molto più parsimonioso, anche perché l'idea. Adesso che non c'ero più di te. Ogni volta che arriva qualcosa di decente, cerco di lavorarci sempre il meglio possibile. Senti, quindi sta andando benissimo e tutto. Addirittura sei l'underground più pop che esiste. Esatto. Cioè, quindi l'attenzione dei media, tutti che ti cercano, tutti che ti vogliono intervistare. Troppo. Basta. Ma io faccio musica, mica le interviste. Allora, curiosità, chi è che ti cerca adesso? Lascia perdere le etichette. No, le etichette non mi hanno mai cercato, né continuano a non cercarle. Ma ti hanno chiamato ad apparire in televisione qualche programma? Ieri ho fatto un'intervista. No, ieri ho fatto un'intervista per DJ TV. Ah. Sì, Alyosha mi ha molto inseguito per questa cosa, ci tenevamo molto, per me anche funzionale per il lavoro, per far lavorare meglio i promoter che mi chiamano. Questo è una cosa che a 40 anni ho capito, che se non promuovo io da solo sta cosa, non me la promuove nessuno. Oggi c'è un po' di interesse e ne devo approfittare, anche se forse è tardi, però insomma, no, non è mai tardi, insomma. Le differenze tra il disco prima e questo si vedono proprio in quel video, cioè ha fatto tantissimo. No, quello è vero, infatti i ragazzi di Macetta hanno fatto un video, no? Bello, bellissimo. Sì. Bravi loro, ma proprio la persone. Parte, diciamo, filmografica, si può dire così, quella narrativa. Ma insomma, ma si parla di una ragazza che è scomparsa o è la tua metà interiore? Quello te lo spiego. Vabbè, perché non ci ho capito ancora. Comunque c'è una metà che non c'è, che è tornata, che non tornerà. Che non c'è, che non tornerà e ben venga così. Benissimo. Senti, date che stai facendo tante, no? Sarai super preso per fino a quando? Fino ad aprile. Quindi allora, dicevamo, pieno di date, il disco va bene, insomma ti sta cercando di far cambiare idea sul futuro, che qua... No. Guarda, io continuo, non voglio smettere né di fare musica né di fare live, però prima o poi live devo smettere di fare perché sono faticoso da fare in questo contesto. Abbiamo i DJ giovani, dai. Ho DJ giovani, fortunatamente mi dà una mano esagerata, veramente. Ma più che altro la fregatura cos'è? Che i DJ giovani c'hanno una marcia bella potente, che crack mica spacca. No, quindi aumentati i ritmi, cioè. Mi sei scherzato, ma è riuscito a convincermi a fare un bis su com'è? Da play. Drum and Braps. Per cui adesso si va sui ritmi quindi ti tocca allenarti. Seriamente, è chiaro che non smetterai di fare musica. Per un po' vorrei farlo ancora, poi hai quei live. Prima o poi dovrò smettere, perché la salute è quella che è. I dischi non credo di riuscire più a farli, un po' perché a meno che non trovo domani una nuova motivazione, un nuovo parco, argomenti, un nuovo... Credo di aver detto tutto quello che potevo dire, dovevo dire. Credo, cazzo, che nella vita se c'hai 5 idee buone, grasso che cola.
Vabbè, a parte che comunque i dischi si rispecchiano quello che vivi, quello che provi, penso che ogni giorno è una nuova motivazione per poter parlare di qualcosa, no? Magari troveremo un caos meno introspettivo, più felice. Magari, che chi lo sa, felicità e nessuno ti ascolta più. Esatto. Cazzo. Che cazzo, guarda, caos è felice. Adesso però vorrei portare comunque tutto quello, il background che ho costruito, che posseggo in qualche cosa da proporre poi per interagire con le nuove leve, le nuove generazioni. Vorrei buttarmi in un associazionismo, creare un'associazione per un contenitore per sviluppare queste discipline. Senti, è localizzato ormai Bologna. Bologna, diciamo. Per adesso laboratorio sì. Bologna. Per adesso sì. Con Milano? Milano è un po' rapporto di amore e odio, ci sono un paio di elementi che mi tengono un po' lontano, che mi hanno tenuto lontano un po', adesso non ho più questa... Ma elementi parli proprio fisici? Sì, fisici. Sì, che... nel disco si sente che c'è una voglia di riappacificazione. Quindi niente, ci sono tantissime proposte, caos è sempre in forma e direi che chiudiamo qua perché le aspettative, aspettate, quello che c'è, il presente, e lo sta dimostrando, i live li tiene ancora bene, ieri è spaccato. Vabbè, questa intervista era per WH, Caos One, qua rappresenta l'hip hop, il vero hip hop.